posturali, benvenuti qui tra noi. Allora, ci mettiamo, gambe leggermente divaricate, le punte dei piedi leggermente divergenti e anche le ginocchia vanno nella stessa direzione della punta dei piedi. Andiamo a piegare una gamba e poi l'altra. Mentre facciamo questo piegamento alternato della gamba destra e della gamba sinistra, sentiamo che la colonna è bella stabile sopra il bacino, ok? Destra e sinistra, perfetto. Ancora le spalle sono basse, il capo spinge verso l'alto, sentiamo questa attivazione dei muscoli paravertebrali. Le spalle aperte e poi sentiamo la meravigliosa extra rotazione dell'omero. Quindi palma della mano in avanti. A questo punto andiamo a inserire un po' il braccio fuori basso, nel senso che allungo il braccio in basso, la spalla anche e la testa spinge in direzione opposta, verso il soffitto. Ancora una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a destra, una volta a sinistra. Ancora, bene, ancora, bene. Perfetto, benissimo, e stop. Adesso andiamo a piegare tutte e due le gambe e poi ritorniamo su. Quando torniamo su i glutei si stringono più che mai e la testa, come se fosse un punteruolo, spinge verso il soffitto. Ok, prendo aria, via, stringo i glutei, stringo l'addome, allungo tutta la colonna, soffio, 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 lo sguardo avanti, prendo aria. E su, soffio, prendo aria, soffio, prendo aria, soffio, la puoi togliere, prendo aria e soffio, poi io sono vaccinata, tamponata, ho fatto qualsiasi cosa, ancora, prendiamo aria, fuori aria, prima dose, seconda dose, e su, ancora, e là, prendo aria, e la stringo l'addome, prendo aria, soffio, prendo aria, soffio, inspiro, detraggo e poi qui contraggo, rilasso, decontraggo e qui contraggo, l'ultimo, prendo aria, fuori aria, stringo tutto, spingo la testa, vado a chiudere e vado ad aprire il bacino, bascolo avanti e bascolo indietro. Quando facciamo questo movimento lo facciamo anche col collo, quindi chiudo e poi apro e poi chiudo, soffio e poi apro e chiudo, soffio e poi apro e soffio e poi apro e soffio e poi apro e soffio, apro, soffio, apro, ancora due, soffio, apro, l'ultimo, soffio e apro le braccia, tutto in lordosi, apro tutto e qui chiudo tutto, 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 il bacino tutto avanti, inspiro, apro e chiudo, soffio, apro, arco la schiena in lordosi. E poi la curvo in cifosi, attenzione, non è un'inclinazione, ma Anna, non è un'inclinazione in cifosi. Questo, questo, apro e via, chiudo, soffio, via, prendo aria e chiudo, soffio, inspiro e prendo aria, espiro, chiudo, soffio. Ancora e là, gli ultimi due, prendo aria e là, guardate la rotazione proprio delle braccia, extra ruoto e intra ruoto e stop, braccia in alto, circonduco, in alto, in alto, in alto, in alto, spingendo su, su le braccia verso il soffitto, su, su e là, le gambe piegate. Su, ancora, su, dai, su, cambio dall'altra parte, allungo, e là, via, allungo, e là, le braccia in alto, vicino alle orecchie,
arrotolata, la facciamo srotolare. Arrotoliamo la colonna, andiamo a srotolare la colonna. Arrotolo la colonna e srotolo, ok? Arrotolo e srotolo. Ancora una volta, arrotolo la colonna e srotolo. Ancora, la respirazione è sempre abbinata. Benissimo. E là. L'ultimo, scendo. Ritorno su e sto. Ah, arrotoliamo tutta la colonna adesso, quindi il capo, le spalle, il dorso, il tratto lombare, sacrale, tutto il busto è abbandonato. Quando siamo in questa posizione, domandiamoci, ma il collo dove sta? Lo tengo su, tipo tartaruga che è curiosa di guardare fuori, o riesco a tenerlo giù con la testa veramente libera, il collo morbido? Dobbiamo essere onesti con noi stessi, eh? Tratto cervicale abbandonato, giù. Non fare finta, Anna. Srotolo gradualmente e apro. E chiudo. E giù, chiudo le braccia, le spalle, il capo, la testa abbandonata, le gambe semipiegate. Benissimo. E poi vengo su e vengo su e srotolo. Sempre in ultimo il collo, srotolando. L'ultimo il collo. Benissimo. Adesso quando siamo giù, questa posizione, incrociamo le braccia e lasciamo dondolare il busto a destra e a sinistra. Dondoliamo a destra, dondoliamo a sinistra, spalle, braccia, nuca, capo, tutto decontratto, tutto rilassato, veramente rilassato. Quindi quando ci accorgiamo che la testa è su, vero? Facciamo il capo morbido. A questo punto, benissimo. Ok, andiamo lento. Lascio il collo morbido. E poi gradualmente srotolo. E là. Ok. Flette il capo di lato. Piano facciamo una piccola oscillazione da sinistra verso destra e poi da destra verso sinistra. Piano, apro, prendo aria e giù. Prendo aria. Piano. Lentamente. Inspiro. Piano soffio. E là. Prendo aria. Piano. Soffio. Lentamente. Busto eretto e un'oscillazione del capo. Piano. Da destra in basso, avanti, sinistra e poi contrario. Le spalle aperte. Ancora. Le gambe semipiegate e stop. Ok, piano, finalmente hai tolto un po' di contrazione, perché tu il collo non lo fai mai riposare e sta sempre pronto lì, controlli. Sì, brava.
Ok, adesso invece andiamo a fare non solo il capo ma anche le spalle, quindi chiudo, 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 apro. Poi chiudo, 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 apro. Via, soffio. E apro. E soffio. Apro. E chiudo, soffio. E poi prendo aria, apro. Bene. Fatemi vedere prima da un lato e vado dal lato opposto. Poi da lì. Mi fletto solo nella parte alta e la sola parte alta e giù, chiudo e su, l'ultima volta, chiudo, 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 apro e stop. Ok, mani sull'addome, andiamo. Che bravo, questo è l'esercizio di Federica. Ancora, circonduciamo. Eppure di Andrea, ancora, si è mai visto qualcuno che faceva danza del ventre, qualche uomo? Sì, qualcuno c'è, però sono non noi, sono noi. Ancora cambio dall'altra parte, però è sensuale vedere. Può essere seducente vedere un uomo che fa. Cambio al contrario. E dai. Ma in realtà le donne che ballano la danza del ventre sono tutte belle corpulente, no? Insomma, in carne, quindi. E stop. Ok, adesso destra, sinistra, piano piano, destra. Sinistra, sinistra, destra, le spalle ferme. Olè, bene. Op e op. Ah, e stop. Ed ora sul piano sagittale, avanti e indietro. Muovo il bacino, mantengo fermo il busto, le spalle, il torace, bascolo, muovo solo il bacino. Quindi attivo gli addominali e i glutei e come li attivo lì. Disattivo, li decontraiamo. Questa parte ferma, stabile. Prendo aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria, l'ultima volta, prendo aria, fuori aria e stop. Ottimo. Adesso portiamo indietro le gambe, facciamo scivolare, 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 scivolare. Apriamo quest'angolo tra bacino e femore, busto eretto e come. Siamo scivolati, ritorniamo su, piano piano, via. Giù, se volete ci possiamo togliere le scarpe. Ancora, faccio tirare e ritorno su. E via di seguito, porti indietro, scivolo. Bene. E là, basta che senti tirare un pochino dietro. E ritorno. E via, l'altra gamba, scivolo indietro, mantengo il busto eretto. E ritorno e ancora scivolo, scendo, tiro e vengo su. Ancora via, scivolo, scendo e vengo su. Gli ultimi quattro, via, prendo aria e fuori aria. Gli ultimi tre, prendo aria, apro, allungo e su. Gli ultimi due, dietro, prendo aria. E su, l'ultimo, scendo, prendo aria. E su, e attenzione, rimaniamo adesso, rimango, bacino retroverso, porto il busto un po' indietro, tanto per aprire quest'angolo, estendere, le spalle aperte, che goduria, che piacere. Accontentiamoci ragazzi, prendiamo quello che c'è di buono in questo momento, prendiamo quello che passa a casa e su dall'altra parte, come dice il detto, chi sa contenta gode, noi accontentiamo sempre. Tiro, allungo,
bacino retroverso, dai, 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 tiro, tiro, mi raccomando, quando ci seguite da casa, quando Andrea seguirà la lezione da casa, si ricorderà, ancora, e su, perfetto, adesso ci mettiamo a terra, prendete le palle, meravigliosi, meravigliosi, giù, modello, se li metti qui così si vede, per qui penso che ti vedi proprio bene, sì, così ti puoi rivedere. Ragazzi, è importante riguardarsi sui video perché capiamo come ci muoviamo, quindi è proprio esatto. A terra, ok, bene, allora decupito supino, gambe flesse, liberi i piedi senza scarpe, andiamo un pochino a basculare il bacino, allora localizziamo la nostra attenzione sul tratto lombare e sul tratto cervicale, quindi prima basculo il bacino. Quindi arco la schiena, schiaccio la schiena, do spazio ai lombi, poi schiaccio i lombi a terra. Okay. Respiro nel mentre e nel fare questo piccolo movimento vado a sentire come si muove quel tratto, quale sensazione il corpo mi rimanda. Ok? E poi a questo punto sentiamo la fluidità del movimento, quindi il tratto lombare è rigido o è flessibile, dolorante oppure no? Dolorante. Dolorante. Poi se fosse dolorante diamogli anche un valore, quindi ricordiamoci che abbiamo una scala a disposizione, 0 nessun dolore, 10 il massimo del dolore. Ok, se c'è tanto dolore è 10, 9, se non c'è nessun dolore 0, 1. Ok, stessa cosa andiamo a sentire il tratto cervicale. Quindi piano piano che andiamo a fare? Prima sento il collo, la nuca in posizione stabile, poi vado a fare quel piccolo microscopico movimento di flesso e estensione tenendo sempre il capo adagiato a terra. Alzo, abbasso, qui abbiamo un magnifico modello, Andrea, che sta anche pure Federica ci ha fatto da modello, brava Fede, adesso abbiamo anche Andrea, quindi pure Fabrizia ci ha fatto da modello. Ma da Paola? Paolina? Pure Paola, Paola pure. E poi andiamo a ruotare il capo alla nostra destra e alla nostra sinistra. Prima lo facciamo gradualmente. Quando sentiamo che il movimento è libero possiamo ruotare un pochino di più. Noi non forziamo mai nulla. Non forziamo mai nulla. Bene. Sentiamo dove arriviamo, che mobilità abbiamo ai due estremi e poi ci fermiamo al centro. Ottimo. A questo punto che cosa andiamo a fare? Partiamo prima dal basso stavolta. Quindi mettiamo la bipalla dietro il capo. Dietro il capo, la bipalla, sì. Qui al centro del capo. Altezza, sutura, lambdo, idea. Poi andiamo a prendere, perché dobbiamo ottimizzare i tempi, prendiamo le due palle grandi e le due palle grandi le posizioneremo al centro dei glutei. Al centro dei glutei.
tutte e due al centro proprio dei glutei, un po' verso la fine, quindi abbassali più giù, verso i piedi, direzione piedi, più lontane, più verso il brava. Poi prendiamo le altre due palle medie e le posizioniamo nei punti puntura, punti puntura. Solleviamo una gamba, punti puntura è praticamente quadrante superiore esterno, dove ci facciamo le punture? Non è una zona piacevole, diciamo un po' indolore, dovrebbe. Sollevo una gamba, sollevo l'altra, perfetto. Da questa posizione che facciamo? Le gambe ferme, un pochino avanti, un pochino indietro, un pochino avanti, un pochino indietro. Giusto per me, le gambe sempre flesse, così. Prendo aria, fuori aria, prendo e soffio. Prendo aria e soffio. Guarda che bell'arco plantare questo piede sinistro. Ancora prendo aria e soffio. Ancora. Bene. Allora, mentre facciamo questo movimento, sentiamo che i lombi un po' si muovono, ma devono comunque rimanere tendenzialmente stabili verso il pavimento, non si devono tanto staccare, ecco perché i piedi poi non si allontanano mai più di tanto. Ottimo. E a questo punto le gambe sempre ferme dondolano, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, mantenendo i 90 gradi, 90-90. Così. Dondolo, bene, respiro, le braccia morbide fuori, ancora, respiro profondamente, ora vado a divaricare le ginocchia e i piedi, divarico e chiudo, ginocchio a piedi, apro e chiudo, ok, poi una cosa vi dico ragazzi, quando facciamo questi esercizi, e sentiamo che l'abipalla tende a scappare, tende a infilarsi dietro la nuca, quindi ne perdiamo un po' il controllo, vuol dire che in realtà ci stiamo mettendo troppa tensione in quella zona e quindi dobbiamo cominciare a decontrarre, detendere, ridurre la tensione proprio sul tratto cervicale. Ancora? È un aiuto che le palline ci danno in quel momento, ci indicano cosa dobbiamo fare. A questo punto rimango con i piedi uniti, vado a divaricare solo le ginocchia, apro e chiudo, vado a sentire, percepire com'è la abduzione degli arti inferiori. E anche qua vado a verificare qual è il lato di maggiore o minore mobilità. Se vado a vedere c'è sempre una piccola differenza tra una e l'altra, io vado a cercare quella piccola differenza. Ora? Poi mi fermo, tengo le ginocchia unite e vado a divaricare i piedi. E là. I piedi sempre a martello, le ginocchia unite, divarico i piedi. In realtà divarico i piedi, ma il movimento del femore è un'intrarotazione femorale. Ancora? Andiamo a tenere le ginocchia unite. E in verità divarichiamo i piedi, in questo momento divarico i piedi e poi i piedi, e poi divarica, eccolo, chiudo, divarico, bravissima, oh. Ho capito, è vista, ok, ancora, alzi i piedi Federica, forza, ancora, ancora, giustamente Fabrizia cominciava a sentire un fastidio, stare in questa posizione dopo un po' è abbastanza impegnativo, quindi andiamo a appoggiare un piede, andiamo a appoggiare l'altro,
le due palle medie dai punti di puntura le spostiamo sul tratto lombare, proprio, vedete, altezza dei pantaloni, dove c'è la cintura o l'elastico, e da quella posizione appoggio le mani, inspiro, gonfio l'addome e poi espiro, retraggo, schiaccio il tratto lombare. Ok, e poi vado a rilasciare tutto, prendo aria e via, schiaccio e soffio. Piano piano, ricordiamoci che siamo noi e il movimento, siamo noi e la respirazione. In questo momento poniamo l'attenzione al momento presente, quindi ci dedichiamo anima e corpo al nostro tratto lombare. Prendo aria, do spazio alle palle che si trovano sui lombi, poi come gli vado a dare spazio, così le vado a comprimere, a schiacciare. Sfruttiamo la resilienza delle foam balls, che si schiacciano e si ritorna proprio dove sta il bordo dei pantaloni. Facendo questo movimento, continuiamo a farlo, chiudiamo gli occhi e andiamo a sentire che cosa accade a livello cervicale mentre basculiamo il bacino. Andiamo a sentire cosa succede a livello cervicale muovendo il tratto lombare. Sentiremo che il tratto cervicale è fermo, bloccato, alcuni sentiranno un minimo di movimento, altri sentiranno che sarà flessuoso. Allora, vi dico una cosa, nel momento in cui c'è un blocco e ci accorgiamo che il collo non lo muoviamo proprio, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va. Quando c'è un blocco c'è un problema. Quando tutto scorre vuol dire che la via è libera, quindi muovendo il tratto lombare, che è una parte della colonna, devo per forza liberare la mobilità a livello cervicale. Quindi quando bascolo il bacino, il collo, il capo, la nuca devono essere liberi di assecondare il movimento della parte bassa. Ancora. Togliere le nostre palle, le nostre quattro palle, togliamo le due palle grandi, le due palle medie. Andiamo a sentire quella zona. Ok, sentiamo come stiamo, attenzione alla pallina che scappa. Bene, riprova a bascolare il bacino. Prova a dondolare. Come adesso il tratto lombare?
cosa? Meno legnosa. Meno legnosa? Ah, vedi? E Anna che dici? No, meglio. Molto meglio, ok? Andrea? Più fluido. È più fluido. Tiziana? Sì, anch'io. Più fluido. Fabrizia? Morbido. Ok, morbido. Vediamo Federica. Leggerissima. Leggerissima. Ok. Adesso, siccome un blocco è ancora rimasto nella parte alta, che cosa andiamo a fare, ragazzi? Prendiamo la bipalla e la mettiamo dietro la nuca e una palla grande la mettiamo dietro il capo, al centro. Ok, sentite la presenza della bipalla dietro la nuca? Ok, quindi la palla doppia, la bivalla sul tratto cervicale, la palla grande al centro del capo. Poi prendiamo le due palle medie e ce le posizioniamo alla base del collo, ok? Sui fasci superiori del trapezio. È tutto localizzato su in alto. Ok. E per concludere, la palla grande sotto il sacro. Ok, non sotto i lombi, più basso Anna, verso sacro coccige. E non se dovessimo aver fastidio spostiamo le palle, non ci devono dare fastidio. Ok? Lentamente respirando andiamo veramente a lasciare andare il capo un pochino a destra e un pochino a sinistra, ma è un dondolio quasi impercettibile, è un dondolio, non una rotazione meccanica, è un piccolo lasciarsi andare a destra e cullarsi a sinistra. Piano piano, dondolo, dondolo e cullo il tratto cervicale, il capo. Nel fare questo lascio che la respirazione sia molto, molto fluida, do libertà alla respirazione. E come sempre evitiamo i blocchi, quindi le apnee. Morbido, morbido il tratto cervicale, dondolo. Adesso devo pensare solamente a far dondolare il capo. Poi il movimento è piccolo perché altrimenti la palla scappa. Proprio deve essere libero, libero, non meccanico. Poi ci accorgiamo che se ruotiamo un pochino di più perdiamo le palle. Quindi ecco lì che dobbiamo dosare lo stimolo motorio, che in questo caso è impercettibile. Ricordiamoci che per ottenere grandi risultati serve poco. Ben fatto. Un pochino a destra, piano piano, un pochino a sinistra. Lentamente e lentamente. Si tratta proprio di movimenti millimetrici. Abbinati alla respirazione. Ancora. Movimento da destra a sinistra, poi si trasforma in un movimento che diventa circolare, graduale. I movimenti sono brevi, all'inizio i cerchi saranno molto ristretti, poi quando sentiamo che il collo acquista quel grado di flessibilità, il grado di elasticità, andiamo a
ampliare la circonduzione. Lentamente ritorno nel centro, mi fermo, respiro e vado a sperimentare il movimento circolare in senso opposto. Piano piano, facciamo dei movimenti a spirale. Sperimentato un movimento ampio, lentamente torno al centro. Respiro e vado a circondurre leggermente le spalle, piano piano. Respiro e circonduciamo le spalle. Piccolo movimento, morbido, morbido. Molto bene. Respiro, ci sono due, giro di una spalla, piano, notte, lento, giro di una e di nuovo, ancora, e poi andiamo a sollevare le braccia, sollevo le braccia, vado a guardarmi un po' le mani e poi vado a abbassare le braccia e quindi anche il capo. Inspiro ed espiro. Mi guardo un po' le mani, alzo, basso il mento, prendo aria, fuori aria. Ancora una volta, inspiro e respiro, ancora una volta, l'ultimo. Braccia morbide, andiamo a divaricare e chiudere le ginocchia. Divarico e chiudo le ginocchia. Semplice, semplice. Ripeti, normale, apro e chiudo. Semplice, semplice. Ok. Inspiro ed espiro. Piano piano. Anche qui non ci serve la quantità del movimento, ma la qualità. Chiudo, respiro, grande Riccardo, ancora, molto bene, rimaniamo con le ginocchia divaricate.
i piedi uniti, pianta di piedi unita, unite, ok? E da lì dondoliamo un po' il bacino, pochino pochino, il bacino, un po' a destra, un po' a sinistra. Anche qua ci godiamo questo dondolio, non è un movimento frenetico, non è che devo fare 100 dondolamenti, 50 dondolamenti, anche se ne facciamo 5, 10, però devono essere dei dondoli molto delicati, con le ginocchia divaricate, vero Paola? Morbide, morbide, piccoli movimenti, dolci, dolci. È una coccola per il tratto lombosacrale, per il sacro, per la sacroiliaca. Ancora. Poi mi fermo e lì vado semplicemente a inspirare, pensando proprio di espandere sia il torace che l'addome. Come inspiro e riempio i polmoni, così espiro e retraggo l'addome e i polmoni e quindi la gabbia toracica. Ogni volta che eseguo un atto inspiratorio mi ricarico di energia, quindi di ossigeno. Ogni volta che espiro, ricordiamoci che un momento di liberazione, di eliminazione delle scorie, quindi dell'anidride carbonica. Ancora. Le ginocchia morbide, abbandonate, le braccia ugualmente abbandonate in fuori. Respiro, continuo a respirare liberamente sia nell'addome che nel torace. La respirazione è libera. Non vi dico di respirare di più da una parte o dall'altra, è importante che in questo momento sia libera. E poi mentre lascio che avvenga con naturalezza, mi vado a domandare ad occhi chiusi come è in questo momento il tratto cervicale. E qui come se fotografassi la sensazione del collo, se c'è tensione oppure no, se c'è rigidità oppure no. Piano piano respiro, lascio andare, respiro. Lascio che il collo si liberi dal controllo e mi permetto di chiudere gli occhi. In questo momento me lo posso permettere. E solitamente chi ha rigidità al tratto cervicale è chi ha difficoltà a cedere il controllo, quindi difficilmente chiude gli occhi. In questo momento siamo tranquilli. Possiamo far riposare gli occhi, possiamo lasciare andare il collo, le tensioni a livello della nuca, a livello dei fasci superiori del trapezio, a livello degli scaleni, a livello dello sternocleidomastoideo, a livello degli intercostali, possono essere tutti liberi questi muscoli. E poi soprattutto il diaframma. Un bel respiro profondo e poi piano piano vado a chiudere le ginocchia, un po' le apro, un po' le chiudo, piano piano, perché la chiusura dopo un tempo prolungato di ginocchia divaricate insomma si fa sentire. Andiamo a chiudere, aprire, ridiamo elasticità. E possiamo togliere tutte le palme. Sentiamo come stiamo a livello cervicale. Ora ci dedichiamo all'ascolto del collo. Sentiamo la nuca, il collo. Che sensazione abbiamo, Andrea?
un po' Anna è proprio strong, al collo c'ha una potenza. E il fatto che si è sciolto un po' è un successo, perché lei non c'è niente, è proprio sta lì pronta. Respiro e piano piano ci possiamo mettere di lato, piano piano, con calma, va bene, ci mettiamo poi seduti, ok, bene, e così seduti salutiamo gli amici da casa. Ci vediamo alla prossima, alla push-up.